Salmo 51, versetto 6. Ma tu desideri che la verità risieda nell'intimo. Insegnami dunque la sapienza nel segreto del cuore. Stupendo tutto questo salmo, ma in questo versetto possiamo trovare una verità che quest'oggi possiamo trasformare in preghiera, che il Signore ci possa aiutare. Perché Gesù, parlando sulla terra, a un certo punto dice: ma da dove provengono i furti, gli omicidi, gli adulteri? Dal cuore, perché quello che esce dal cuore è che contamina l'uomo, non quello che entra e poi va nella latrina. E qui il salmista c'entra benissimo, perché dice: Signore, tu insegnami la sapienza nella profondità del mio cuore. La sapienza non deve derivare dalla nostra conoscenza, da qualcosa che abbiamo acquisito, ma da un cuore puro, lavato da Cristo, che acquista la sua sapienza e impara a servirlo, a glorificarlo, a camminare nelle sue vie. Sì, Signore, dacci un cuore puro, un cuore nuovo, ma un cuore saggio, da dove provengono i pensieri che ti onorano, le scelte giuste, Signore, un'adorazione sincera, un cuore che pulsa solo per te. Ecco, Signore, se tu lo desideri, è anche un mio desiderio, intervieni nel mio cuore e fa che lì, nel segreto, nell'intimità, tu lo lavori e mi insegni come servirti, come fare la tua volontà, come rimanere bello, saldo, attaccato alla croce. Il Signore ci benedica.